fatto in questo assessorato. È stato un momento di confronto e di studio sull'attuale fase operativa della strategia politica per lo sviluppo urbano, in riferimento anche al sistema dei trasporti e alla sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Voluto dall'assessore regionale Luigi Gentile, al Teatro Pirandello di Agrigento questa mattina si è tenuto il convegno Politiche di sviluppo urbano negli enti locali, alla presenza oltre che dello stesso Gentile anche dei dirigenti dell'assessorato. Oggi ho voluto fare questa giornata di studio proprio per mettere a conoscenza i nostri sindaci tutto quello che stiamo realizzando presso l'assessorato alle infrastrutture. Un grande lavoro che si sta facendo per la nostra provincia in particolare, visto che gli ultimi dati rilevati dal Sole 24 Ore, la nostra provincia è una provincia dove ci sono maggiori investimenti di tutta Italia, quindi per la prima volta siamo in testa a una graduatoria, e quindi questo è un fatto molto positivo, ma inoltre abbiamo messo in atto una serie di iniziative, di bandi che ci consentiranno di riqualificare tutte i nostri comuni della nostra Sicilia. Una riunione che è stata anche l'occasione per fare il punto sulle strategie volte a sfruttare al meglio le risorse comunitarie destinate al settore. Là devo dire che abbiamo tantissime risorse disponibili, cose che non posso dire per il bilancio della regione, però queste risorse certamente della comunità europea vanno per la prima volta utilizzati al meglio proprio per le infrastrutture, quindi per migliorare i servizi, e quindi se questo viene fatto e viene fatto bene, allora possiamo dire veramente di creare occupazione, possiamo dire di creare strutture adeguate e quindi dare la possibilità ai nostri cittadini di vivere meglio.